Eccoci qua di nuovo qua, salutiamo gli amici di Gas Sales, Blue Energy, Voli, Piacenza. Io sono Chris Reichert e oggi sono qua con il centrale Enrico Cester. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, grazie. Allora, io oggi sono qua per spulciare un po', per scoprire delle cose su di te, nel tuo mondo personale, perché comunque tutti quanti che vengono alle partite o che leggono di te possono sapere le cose sulla tua vita professionale, da atleta sportivo, ma magari poche volte si possono scoprire le cose. E qualcos'altro. Esatto. Al di fuori della pallavolo. Sì. Okay. Tu da piccolo avevi mai un sogno per diventare qualcosa che, se magari oggi non fossi diventato un atleta di pallavolo, cosa saresti diventato? È un po' difficile perché logicamente intraprendiamo questo sport da molto giovani. Sì. Ho iniziato a giocare a 12 anni, 13 anni. Ho un ricordo di quando stavo con mio padre che volevo fare il poliziotto. Gli dicevo, papà, magari il poliziotto o qualcosa del genere, in quell'ambito lì mi piacerebbe. Quindi ho questo ricordo, però logicamente, ripeto, iniziamo molto presto a giocare. Magari non sarei arrivato a questi livelli, mi sarei fermato un po' prima, ma comunque la strada era quella, era questa qui. Ma come mai? Cioè, volevi vedere che la giustizia veniva... Ma perché mio papà... faceva il camionista prima di andare in pensione, quindi ogni tanto andavo con lui in giro in camion e vedevo sempre le pattuglie della polizia. E quindi bella questo cosa, ricordo. Che bello! Quando ero su Radio 105 avevamo un seguito pazzesco di camionisti, perché abbiamo iniziato a salutarli all'inizio di ogni programma e poi da lì si parlavano e era bellissimo, quindi è una cosa che mi tengo vicino al cuore, intendo dire. C'è stato un film che hai guardato che ti ha molto segnato, qualcosa che ti ha stravolto un po' la vita? Sì, un film che ho visto più volte, mi sono basato principalmente su quello, non magari un film che mi ha colpito, ma uno che sono andato a rivedere più volte, che è La vita è bella di Benigni. Insomma, l'olocausto, insomma, la guerra che fa, spiega il figlio di tutto un gioco del carro armato, insomma, quello mi ha un po' toccato, tocca determinate corde, insomma, certo, però... un capolavoro. Vorresti fare figli? Sì, certo. Sì, certo, ok, sì, dopo perché l'età ormai avanza, quindi... avanza, quanti anni hai? È 35 tra un mese. Ok, vabbè, sì, giusto. E l'età anche quasi... Giusto. Sì. Magari una persona cara a te che dovesse descriverti, perché noi a descrivere noi stessi è ben diverso rispetto a quelle che magari potrebbero dire gli altri. Quindi se qualcuno dovesse descriverti in tre parole, cosa direbbero? Allora, di sicuro testardo. 100%, non mi focalizzo su una cosa, è quella. Generoso, perché ricevo e do molto volentieri a tutti, e penso anche simpatico, magari questo lo chiedo ai miei compagni, però vedo che ridono quando dico qualche cavolata. Penso, belle cose, bellissime queste caratteristiche ad avere. Sì. E tu hai una farmacia a Gallipoli con la moglie? Sì, con la moglie, sì, ormai da 6-7, ho perso un po' il conto. Wow, perché lei è farmacista. Lei è farmacista, lei è di Gallipoli, dico Gallipoli però è vicino. Ok. Quindi sì, io abito lì, anche se sono di Treviso. Quindi tu dal nord, lei un po' dal sud? Dal Veneto. Vado qui in Salento, in Puglia. Esatto. Grazie mille, e salutiamo tutti i nostri amici di YouTube, Facebook e Instagram e ci vediamo alla prossima. Ciao.